Allora eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con il magazine, il mercoledì come sempre, riflettori puntati sull'economia e oggi parliamo in particolar modo di ortofrutticoltura, più nello specifico della coltivazione dei piccoli frutti, un business sempre più fiorente anche in Alto Adige. Siamo andati a visitare una cooperativa che in Val Venosta si occupa di produzione e commercializzazione di ciliegie e proprio in questi giorni è in corso la raccolta. La coltivazione dei piccoli frutti in Italia è stata caratterizzata negli ultimi anni da un notevole dinamismo e il ragionamento può essere specularmente applicato anche all'Alto Adige, specie per quanto concerne le ciliegie. Siamo andati a visitare le coltivazioni della zona di Tarces in Val Venosta, territorio che garantisce ogni anno una produzione pari a circa 350 tonnellate grazie ai circa 40 ettari coltivati, che di qui a breve potrebbero diventare 60. Una scommessa che in molti sono pronti a giocare, vista la redditività del prodotto. Ma lì siamo come costo di investimento, siamo più o meno su 100.000 euro. Chiaramente è un costo molto alto, però il reddito è anche più alto e per quello c'è la gente proprio che dice o che ha il vantaggio proprio di mettere anche le ciliegie. Il principale mercato di destinazione delle ciliegie venostane è quello nazionale, anche perché gli italiani sono notoriamente dei buongustai e sono in grado di apprezzare la qualità, pronti semmai anche a sborsare qualche soldo in più pur di mangiare bene. Il 2015 si prospetta come un anno molto positivo e dunque potrà consentire di attuare le strategie previste pro futuro. I prezzi del 2015 sono buoni, direi, nonostante un clima molto negativo sul mercato ortofrutticolo in generale, ma anche sotto l'aspetto che abbiamo una concorrenza forte proprio dalla Turchia e da altri paesi che fanno dei prezzi molto più bassi di noi. Però c'è da dire che noi abbiamo anche la qualità molto migliore. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, poi torneremo in studio con lo sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Speck Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Allora eccoci anche allo sport, ci occupiamo di hockey su ghiaccio, si dividono le strade del Renone e di Ingemar Gruber, il 38enne terzino che per 10 anni ha vestito la casacca del sodalizio di Collalbo. La società ha infatti comunicato al giocatore di non voler rinnovare il contratto. È probabile che Gruber possa giocare il prossimo anno con la maglia che tante soddisfazioni gli diede in avvio di carriera, ovvero quella del Merano. E con questo è tutto, ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Il meteo è offerto da Greifswald Herd. Durante tutta la giornata di domani prevarranno le nubi con rovesci soprattutto nel pomeriggio e in serata. Nelle valli a nord il vento tenderà a rafforzare. Temperature piuttosto basse con massime tra 17 gradi in alta Pusteria e 26 gradi in bassa Tesina. Diamo un'occhiata ai valori previsti. A Silandro minima 14, massima 23 gradi. A Merano 18-25, a Bolzano 19-26, a Bressanone 15-24, a Vipiteno 12-18, a Brunico minima 13, massima 23 gradi. Venerdì la presenza del sole sarà più frequente e le temperature in aumento. Per sabato si prevede tempo soleggiato a tratti. Nelle ore più calde la probabilità di temporali tenderà tuttavia ad aumentare. Anche domenica il tempo rimarrà variabile con dei rovesci, mentre lunedì dominerà il sole con un marcato aumento delle temperature.
È tutto anche per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare sempre notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa.